Cari fratelli e sorelle, innanzitutto dico una certa difficoltà a celebrare questa Eucaristia nel commemorare l'avvenimento della tragedia del piroscaforia, ma nello stesso tempo anche l'apprezzamento di questo gesto voluto da alcune famiglie della nostra città che hanno avuto allora dei martiri dentro questa tragedia. È giusto però che prima faccia una sottolineatura sul Vangelo che abbiamo ascoltato e che credo in qualche modo possa raccontare anche qualche cosa di quell'avvenimento, di cui poi dirò almeno un po' di memoria. Abbiamo ascoltato dal Vangelo di Marco il racconto di un miracolo di Gesù, un miracolo un po' originale perché ha richiesto collaborazione sia da parte del miracolato che di diversi gesti che il Signore stesso compie. Non è bastata, come in tante altre occasioni, uno scambio, un dialogo per far crescere la fede o il desiderio di guarigione. Marco sottolinea diversi particolari e riporta addirittura una parola nell'originale aramaico, Effata, apriti. Quali sono questi particolari? Innanzitutto ci dice che Gesù accoglie questo sordo muto, ma lo porta lontano dalla folla, in un luogo in disparte. E ovviamente questo tale ha dovuto accettare di allontanarsi, ha avuto fiducia in questo allontanarsi. Abbiamo bisogno sempre di stare un po' in disparte con il Signore, perché sia Lui a riconoscerci e ad aiutarci a riconoscerci per quello che veramente siamo e per i bisogni che portiamo dentro. E poi il miracolo è fatto di gesti tattili, non indifferenti. Dice Marco che Gesù mette le dita nelle orecchie di questo sordo muto e poi, toccandosi la propria lingua con la saliva, tocca anche la lingua del sordo muto. Fa dei gesti un po', diremmo, sconsiderati, ma che in qualche modo dicono la vicinanza estrema del Signore al bisognoso. Il Signore non si allontana per niente, assume completamente il peso della fisicità e della malattia, dell'handicap di quel sordo muto, e lo fa anche fisicamente. E infine, dopo questi gesti, l'aver portato in disparte, avere utilizzato una forza tattile, esprime con la parola la sua volontà. Apriti, Effata, apriti. Apri le tue orecchie all'ascolto, apri il tuo cuore alla sensibilità e diventa poi capace di parlare. E la sottolineatura dell'Evangelista è che finalmente ascolta e parla. Ecco, il Signore ci porta in disparte per insegnarci ad ascoltare e poi a imparare a parlare. Ascoltare la voce che proviene da Dio e la lingua del Vangelo per imparare poi a parlare con questa lingua che il Vangelo ci offre, che è la lingua della pace e dell'amore. Credo che in questa icona
evangelica offerta per la giornata di oggi possiamo vedere e lasciare che ci parli anche questa enorme tragedia esattamente di 77 anni fa, la sera del 12 febbraio 1944, presso l'isola di Patroklos, a 25 miglia dal porto del Pireo, in Grecia. La più grande tragedia della Marina italiana, potremmo dire così, la più grande tragedia che in un solo avvenimento vede morire oltre 4.000 nostri soldati compatrioti. Provenivano dal cosiddetto dodecanesimo, le isole di fronte alla Turchia attuale, in particolare il piroscafo era salpato da Rodi, perché dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43 i nostri militari presenti in quel territorio, in quella zona delle isole eoliche della Turchia, non accettarono di passare insieme ai nazisti e tanto meno di essere parte della Repubblica Sociale Italiana e quindi di continuare l'attività bellica. E per questo vennero arrestati dai soldati tedeschi che continuavano ad occupare quelle zone. E l'11 febbraio del 44 vengono tutti racchiusi in questo piroscafo che era, oggi la chiameremo una carretta del mare, era stato costruito in Norvegia, ma i tedeschi l'avevano sequestrato e lo utilizzavano nel Mediterraneo per spostare tra l'Africa del Nord e la Turchia. E la tragedia non avviene per motivi militari, ma per il cattivo tempo, come tante tragedie che continuano, anche se con numeri più piccoli, in questi nostri tempi e su questo stesso mare. Una tempesta enorme fa incagliare questa carretta del mare che in pochissimi minuti, ecco, affonda, dopo essere sbattuta contro gli scogli dell'isola di Patroklos. Si salvano in pochissimi, su quasi 4.200, solo 37 italiani, alcuni tedeschi e altri membri dell'equipaggio, non più di una cinquantina di persone. È nata l'associazione delle famiglie di questi naufraghi, che io non oso chiamare anche martiri, erano tutti giovanissimi, per riportare alla memoria l'avvenimento e uscire dall'isolamento. E il motivo che celebriamo questa sera qui, nel santuario di San Giovanni Rotondo, è anche perché alcuni di quei 4.000 erano anche dei nostri, almeno due, e l'ultimo di cui è stata messa la fotografia in quello che è stato chiamato il muro della memoria è proprio di San Giovanni Rotondo, Michele del Sordo, che aveva 23 anni. Ecco, celebriamo l'Eucaristia nel ricordo di questo. L'Eucaristia è memoria e quindi è giusto fare memoria. In qualche modo, attraverso questa celebrazione, diciamo che quel sacrificio di questi oltre 4.000 giovani
è simile al sacrificio dell'Eucaristia. È stato un essere sepolti per poter risorgere a vita nuova, per poter dare dei frutti a noi e all'umanità nuovi, per dire, per esempio, che la guerra non ha mai alcun senso. Nel far memoria di questi avvenimenti ribadiamo il valore della beatitudine della pace, perché con la guerra, come ebbe a dire Papa Benedetto XV, ecco, è un'inutile strage dove c'è solo da perdere e nulla mai da guadagnare. Ecco, celebriamo vedendo trasformato in Eucaristia quel momento tragico di 77 anni fa e di cui molte persone, nostri concittadini, hanno mantenuto e alcuni forse ancora mantengono un vuoto nel cuore. Fare memoria e ridare voce a quei volti. Si conoscono i nomi di tutti, le foto riportate sono 362 in quello che è stato chiamato il muro della memoria. Si spera che adagio si riescano a ricostruire tutti. Dare voce ai volti che hanno sacrificato, ovviamente involontariamente, la loro vita e l'hanno sacrificata anche lì, sull'altare della violenza della guerra. E quanti altari di violenza di guerra sono ancora presenti nel mondo di oggi? Non c'è più bisogno di vittime, ce ne sono già state troppe. Fare memoria e imparare anche ad ascoltare questi volti e la loro storia è giusto ogni tanto farla ritornare, in questo caso direi anche con un linguaggio a galla. Il piroscafo è rimasto ed è ancora laggiù con quasi tutte le vittime, perché solo 250 sono state recuperate e si trovano nel sacrario dei morti d'oltremare di Bari. Ma con la memoria noi li riportiamo su e vogliamo impararne la lezione positiva che la storia ci dà, perché risia maestra. Sono stati troppi e sono troppe le vittime della guerra, male assoluto. Abbiamo bisogno sempre di rinnovare il bene unico e inalienabile della pace. Ecco, ricordando questo avvenimento di fronte all'altare del Signore, diciamo la nostra fede nella risurrezione. Loro è nostra. Diciamo la fede nella risurrezione di una società migliore che vuol rinnegare continuamente la violenza e la guerra e vuole imparare, e chiudo ritornando al Vangelo che abbiamo ascoltato, la lingua del Vangelo, che è lingua di pace e di amore, non di violenza e di odio. Ecco, ringraziamo e ringrazio chi ha voluto questo momento di preghiera e di ricordo, di memoria, perché si rende Eucaristia un avvenimento che non può essere perso e dimenticato, ma deve essere per noi tutti
ecco, una lezione di vita e un impegno per essere persone di pace, che si lasciano aprire le orecchie e il cuore da quell'effatà del Signore e vogliono solo dire la lingua dell'amore, della luce, della pace e della solidarietà. E il modo migliore per ricordare queste giovani vittime è proprio camminare così, nella pace e non nell'odio. Che il Signore ci ascolti e ci benedica. Amen.